Il terrorismo è oggi la maggiore minaccia per l'Occidente, per l'Europa e anche per il nostro paese. L'abbiamo detto fin dal primo giorno che era utile investire in sicurezza, in intelligence, in prevenzione, ma allo stesso tempo abbiamo detto che va eliminata subito la benzina, questo mostro che si è generato. Togliere la benzina per noi significa andare ad eliminare tutti quei flussi di denaro che direttamente o indirettamente partono dai paesi europei e vanno a finanziare in qualche modo queste organizzazioni terroristiche. Bene, Piercarlo Padoan, componente del CISR, è l'unico ministro che ancora non è venuto ad informarci al COPASIR. Bene, vorremmo chiedere al ministro se ci sono evidenze in Italia di flussi di denaro che vanno in maniera diretta o indiretta a dare benzina a queste organizzazioni terroristiche. Vi do una grande notizia. Dal 1 maggio del 2016 la pubblicità sui canali RAI dedicati ai bambini come RAI Yo-Yo verrà definitivamente eliminata. Questo è un grandissimo risultato che ha raggiunto tutta la commissione di vigilanza lavorando per 7 mesi e mezzo al contratto di servizio. E oggi dei temi così importanti e fondamentali finalmente vengono e verranno applicati. Basta al bombardamento degli spot verso i bambini. Dobbiamo tutelare i più piccoli e la televisione pubblica ha il dovere di fare questo. Ed il nostro lavoro di certo non si ferma qui, ma dobbiamo combattere la pubblicità del gioco d'azzardo e dobbiamo dare un servizio completo alle persone che hanno handicap auditivi con la sottotitolazione per tutti i programmi RAI. E ci vuole il coraggio di promuovere un modello che sappia vincere la sfida del cambiamento climatico. L'obiettivo dei 2 gradi appare politicamente ambizioso e difficile da raggiungere. Però dobbiamo ricordare una cosa. Il sistema climatico terrestre ci dice che 2 gradi sono troppi. Il modello nuovo è un modello che va oltre la prigionia che ci pone un sistema economico insensato, che crede di vivere in un videogame con risorse infinite. Dobbiamo passare al 100% delle rinnovabili e lo dobbiamo fare in fretta. Beh, l'economia circolare, diciamo, è il futuro dell'economia del vecchio continente. Nei rifiuti purtroppo ci sono miniere di materie prime che spesso finiscono in discarica, purtroppo continuano a prevalere troppo gli interessi della lobby dell'incenerimento, come dimostra l'articolo 35 dello Sblocca Italia. Bisogna cominciare a pensare dei prodotti che siano già progettati per il loro riuso, il riutilizzo e la rimessa in circolo. Bisogna spostare quello che è la tassazione da valle a monte, ossia la tassazione sul ciclo dei rifiuti alla produzione. E questo costo viene messo in bolletta e viene chiaramente esplicitato. Ci sarà un grandissimo incentivo per quella che è la ricerca e la ecoprogettazione, perché saranno proprio i produttori a spingere in quella direzione per pagare meno il contributo, anzi quello che noi adesso chiamiamo il costo ambientale. Questo cosa produrrà? Produrrà meno uso di materia, più riciclo e minor costo, tutti i costi per tutti. Ascoltando l'intervento degli onorevoli del Partito Democratico, appare evidente che il loro unico obiettivo è una democrazia bancaria, una repubblica fondata sul lavoro dei banchieri. In pratica, fino a oggi avevamo la possibilità di aiutare le banche in crisi. Lo abbiamo fatto con i soldi dei contribuenti, a volte lo è stato fatto, sono stati fatti dei prestiti alle banche, prestiti che in un caso come Montepaschi sono tornati indietro. Ora sappiamo benissimo che gli stessi soldi poi ce li hanno rimessi gli azionisti di Banca Montepaschi, va bene, però comunque era una possibilità che c'era, questa possibilità non ci sarà più. Oggi i correntisti, per colpa vostra, che non hanno nessuna voce in capitolo nella gestione di queste banche, che chissà con chi hanno fatto affari e a chi hanno prestato soldi, probabilmente si troveranno l'obbligazione con valore zero. Quindi state rubando i soldi ai risparmiatori, ditelo. Si chiama passo avanti la manovra attraverso la quale, invece di fare attingere le banche dal pantalone dello Stato, si fanno attingere le banche dal pantalone della povera gente che ha i conti correnti. Questo è l'unico dato per certo dal Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle prima delle banche salva i cittadini dal dissesto idrogeologico. Se salva una banca, se la prende lo Stato italiano e la nazionalizza. Dovete ammettere una volta per tutte che questa nuova Costituzione che state delineando, oltre a essere un obbrobrio sotto tutti i punti di vista, è molto fragile rispetto ad un eventuale futuro dittatore. A me ciò che fa più indignare è che gli insegnamenti dei padri costituenti siano completamente caduti nel vuoto.
Ignorare i valori dell'equilibrio, della competenza, della levatura morale ed etica che ha contraddistinto la scrittura di ogni singolo articolo della nostra attuale Costituzione. Quello che il Partito Democratico di Matteo Renzi ha fatto rispetto alla Costituzione e alla nostra democrazia non è cambiamento, non si chiama riforma, si chiama vandalismo istituzionale. Addirittura ogni tanto, secondo me, Berlusconi si stupisce perché nemmeno lui era arrivato a immaginare tanta audacia e temerarietà. Deve essere chiaro che il Parlamento europeo è seriamente preoccupato dalle conseguenze devastanti che l'eventuale riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina avrebbe sull'industria europea, in particolare sull'industria manufatturiera. Ma la Cina non è un'economia di mercato, non c'è nessun obbligo giuridico a riconoscerla come tale e soprattutto la scelta non può e non deve appartenere solo alla Commissione. I cittadini sanno che più di 3 milioni di posti di lavoro in Europa dipendono dalle scelte di questo organismo non eletto da nessuno. E soprattutto il governo italiano si rende conto che 700.000 posti di lavoro solo in Italia dipendono da questa decisione. Questa è la battaglia del Movimento 5 Stelle, difendere le piccole e medie imprese e l'eccellenza italiana. È necessario, imprescindibile, che il Presidente del Consiglio italiano prenda una posizione ufficiale. Non c'è veramente più tempo e abbiamo necessità di conoscere la posizione italiana. Per noi è urgente e necessario che il governo provveda a risolvere le varie problematiche che si presentano in maniera strutturale, smettendo di tamponare qua e là, destinando poche risorse per poi ritrovarsi punto a capo. Altrettanto grave è la differenza dei contenuti del decreto legge, che contiene argomenti più vari e disparati. Possiamo notare come si passi da misure sull'edilizia scolastica agli interventi sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, sino a prevedere la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali recentemente colpiti da eventi calamitosi. Seppur alcune di queste misure andrebbero condivise nel merito, non riteniamo che l'azione portata avanti dall'esecutivo sia l'azione più giusta. L'atteggiamento è sempre lo stesso: azione come reazione e non azione come prevenzione. Fino a quando non si penserà di farlo, fino a quando verrà adottata questa modalità di operare, non avete mai il nostro assenso. In Europa c'è un paese in particolare, il Lussemburgo, che adotta delle politiche fiscali aggressive per attrarre lì da lei le multinazionali affinché paghino pochissime tasse. Esattamente un anno fa in quest'aula chiedevo le dimissioni di Juncker per il suo coinvolgimento nella vicenda LuxLeaks. Oggi la mia richiesta non cambia, confermata dai mesi di difficile lavoro della Commissione Taxe. Se si vuole essere credibili serve in primo luogo fare luce sul passato, sulle responsabilità politiche di chi ha permesso tutto questo. Noi abbiamo chiesto con degli emendamenti che fosse inserito in questa relazione la responsabilità politica di queste persone, ovviamente chi li ha coperti come al solito, i partiti che nel momento in cui devono fare annunci sono tutti bravi, però quando c'è da mettere la responsabilità politica del Consiglio europeo, ovviamente si schierano a difesa di questi poteri forti. Noi siamo gli unici che non abbiamo le mani legate e possiamo veramente portare giustizia in questo mondo, perché le multinazionali devono pagare le tasse dove svolgono l'attività. Continua la nostra battaglia per abolire questo mostro che è Equitalia. Da un lato in Parlamento durante la legge di stabilità stiamo presentando degli emendamenti per una riscossione finalmente equa, una riscossione che blocchi il calcolo incredibile degli interessi che aumentano di continuo anche a chi ha perso un lavoro oppure è vittima di qualche disgrazia. Però dall'altro lato non ci stiamo con le mani in mano, non solo il lavoro legislativo ma anche quello sul territorio. Anche questo fine settimana continuiamo il nostro lavoro di creare una rete che possa da tutti i lati dello stivale aggredire Equitalia, difendere e proteggere i cittadini. Questa non è soltanto un'iniziativa di un gruppo di opposizione in Italia, questa è un'idea di governo. Vi stiamo dicendo che dall'opposizione adesso in quasi tutte le regioni italiane facciamo partire centri anti-Equitalia, che significa che se ti arriva una cartella esattoriale di Equitalia vieni qui e provi a combatterla insieme ai nostri attivisti, insieme ai nostri consulenti. Ma vi stiamo anche dicendo che quando andremo al governo con 3 righe di legge aboliamo Equitalia.
Quello che propone il Movimento 5 Stelle in una fase estremamente complicata, e concludo, Presidente, è le risorse economiche che sprechiamo in Afghanistan, e quegli uomini altamente qualificati devono stare qui, perché i confini che dobbiamo proteggere...